Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Dalla Ring Light Lee e dalla mia Makeup Collection potete capire che, come avete detto ovviamente anche dal titolo, è un video decluttering. Andiamo a decluttere cose che non uso dalla mia Makeup Collection oppure che sono troppo vecchie o che non mi ci trovo bene. E ovviamente tutte queste cose le regalerò a parenti e amici e le cose invece troppo scadute ovviamente le butterò. Quindi niente, vi lascio al video e ci vediamo dopo. Allora, ecco la mia Makeup Collection. Se volete vedere il video, lo trovate nelle schede. Comunque, oggi andiamo a fare un bel decluttering perché devo fare un po' di pulizia e le varie cosine che non uso. Io non ho una collezione infinita come tante YouTuber che vedete, quindi non sono tantissimissimi i prodotti che andranno via. Allora, andiamo ad aprire qui. Vediamo un po' cosa posso dare. Allora. Prima cosa che subito voglio dare che vedo è questo qui, non mi piace, è vecchio e lo do via. Poi questa anche la do via, devo levare qui questo pezzo illuminante che si è rotto, non la uso, non mi piace. Poi, aiuto, allora, è difficile fare questo video. Questo, anche questo lo do. Dai, che sta andando bene. Questa non funziona più. Vado via. Questo vorrei capire se è finito o no. No, ok, ce n'è. No, ok, questo ce n'è ancora, lo teniamo per quanto costa. Qui posso dare qualcosa? No, dai. Qui teniamo tutto, abbiamo decluttrato già quattro cose, molto bene. Ma qui sinceramente non credo proprio di dare niente perché uso tutto, sono tutte cose che mi piacciono, non c'è nulla in particolare che voglio dare. Magari do questo, sì, questo lo do perché questo correttore ha 180 anni, non viene neanche più prodotto dalla Benefit, pensate quanto è vecchio. Quindi lo possiamo dare. Basta, qui va bene, penso. Sì, dai, qui va bene. Andiamo lì. È abbastanza veloce il mio decluttering, come potete vedere. Non dura 100.000 anni come tutte le altre YouTuber. Se vedete tutti questi fili, scusate, ma ho 10.000 luci accese per fare questo video. Allora, questo è secco, lo do via. Questo non mi piace, lo do via. Poi, vediamo un po'. Ce n'è ancora un pochino, lo uso e poi lo butto. Questo è secco. Sì, dai, questo lo diamo via. Non è del tutto secco, ma vedete quanti ne ho. Questo tra l'altro è nuovo. Ok, abbiamo fatto finalmente un po' di spazio. Vediamo un po' qui. Allora, questi ombretti di Alba Makeup voglio dare qualcosina perché non li uso. Ma in realtà, allora, do via questo grigio perché non uso il grigio. E questo non, cioè, rendetevi conto che io non li ho neanche swatchati. Questo è neutro, può essere utile, questo bianco pure, quindi li teniamo. Comunque sono brava, eh. Ora, qui tengo io il telefono con le mani, quindi devo fare un bel po' di pulizia. Allora, questo non mi piace e lo trovai anche aperto quando l'ho comprato. Poi questi due li do via, tanto i trucchi pure sulle mani. Questo lo do via. Comunque che brava, eh. Questo lo do via. Sì, sui rossetti devo essere selettiva perché ne ho davvero troppi e non li uso. Questo lo do via. Questo è carino. Questo perché sta qua? Questi non si toccano minimamente. Quelli no. Posso dare più? Allora andiamo nei rossetti. Allora,
Questo lo regalo, a parte che mi si è rovinato tutto il packaging, ma no, è uguale a Merdy Mac, mercelo, non ha senso tenerlo. Poi, vediamo un pochino, questo è molto carino. Ok, profumo ancora, quindi ci sta. Dovrei usarli un po' di più, questi rossetti in stick, perché li ho proprio abbandonati. Profuma, ma è un colore che non so. Allora, questo lo tengo per un altro mesetto. Se non lo uso di nuovo, lo regalo. Solo uno ne elimino. Vabbè. Poi questo regalo è un primer labbra che appunto le colora per far diventare le labbra di un colore omogeneo. E questo serve per... A parte mi si è un po' spasciugato, ma questo lo butto proprio comunque. Serve per rimpolparle, ma questo lo butto perché fa schifo proprio come prodotto. Oh, comunque io devo dire bravissima, eh. Ciao. E niente, quindi qui penso basta. Qui non sono molto brava. Allora. Questa la mettiamo in forze. No, le palette, mamma ragazzi, ma che brutto dare le palette. No, le palette è troppo difficile. Do questa, do solo questa. Vi dico la verità, sono molto tentata nel regalare questo qui di Fenty Beauty perché mi fa proprio schifo. Mi dispiace per quanto l'ho pagato. Anche questa potrei regalarla. Però poi non ho altre palette di correttori così. Che faccio? Dai, regalo anche questa. Oh, comunque per non avere una super collezione enorme, devo dire che sono stata davvero, davvero brava. Ah, ragazzi, mentre sto mettendo a posto i trucchi, mi sono resa conto che mi ero dimenticata di questa. Anche questa devo darla perché non mi piace. Per il resto devo dire che sono davvero soddisfatta perché ho levato tante cose, non mi aspettavo di levarle così tante. Ora vi lascio alla me truccata e carina che vi saluterà e niente, spero che vi sia piaciuto questo video, anche se ovviamente è molto più veloce di quello delle altre YouTuber. Ok, spero che vi sia piaciuto questo video, a me ha fatto un sacco piacere registrarlo, ovviamente non è lungo come i decluttering delle youtuber molto più famose di me, perché io non ho una makeup collection spropositata, cioè ho tanti trucchi ma non ho mobili assurdi come loro, quindi dura diciamo abbastanza poco il mio decluttering. Comunque in ogni caso spero che vi sia piaciuto, se è così fatemelo sapere con un bel like e con un bel commento. Vi ricordo di seguirmi su Instagram, su entrambi i miei profili e anche su TikTok. E niente, io vi mando un bacio. Ciao!